Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo tutorial. Io sono Suan e quest'oggi vi farò vedere come creare un effetto con Cinema 4D. Prima di iniziare, volevo ringraziare il mio amico DJ Spesso per avermi creato la base musicale che avete visto all'intro di questo video. E in descrizione vi metterò il link alla sua pagina Facebook di modo che potete vedere i suoi lavori musicali e eventualmente contattarlo nel caso vi piaccia qualcosa. Bene, ora per tornare al nostro tutorial vi farò vedere quest'oggi come creare, sempre con Cinema 4D, un effetto come questo che andiamo a vedere ora. Vedete, le sfere cadono dall'alto e vanno a rimbalzare sul pavimento e poi continuano a rotolare sul pavimento. Questo effetto si crea tramite, diciamo, l'applicazione di tag di Cinema 4D sia al solido sfera sia al solido pavimento. È un effetto base molto molto semplice, ma ho visto che dà numerosi problemi a molti utenti nei vari forum su internet. Alcuni utenti mi hanno contattato dicendo che non riuscivano appunto a creare questo tipo di effetto. E quindi appunto ho deciso di fare questo tutorial. Ok, andiamo a vedere come creare questo effetto. Creiamo un nuovo progetto. Andiamo, ci creiamo inizialmente un pavimento. Subito un pavimento, ok. Poi andiamo su MoGraph, clona. Ora, prendiamo clona, ci clicchiamo due volte e lo rinominiamo clona pavimento. Ok. Prendiamo il pavimento e lo trasciniamo dentro clona pavimento. Ecco fatto. Ora vedete, pavimento è figlio di clona pavimento. A questo punto clicchiamo su clona pavimento e andiamo a mettere su conta, andiamo a selezionare uno solo. Ok, perfetto. Ora andiamo a creare le nostre sfere. Prendiamo, clicchiamo, teniamo schiacciato qui, andiamo su sfera e abbiamo la nostra sfera. La rimpiccioliamo un pochettino tenendo schiacciato qua sul quadratino arancione e la rimpiccioliamo. Ok, ora andiamo su MoGraph, clona, rinominiamo il nostro clona in clona sfera. Ok, poi prendiamo la nostra sfera, quella semplice, e la trasciniamo dentro clona sfera. Ok, a questo punto prendiamo il nostro clona sfera. Andiamo su conta e selezioniamo 15. Ok. Poi andiamo su modo, invece che lineare mettiamo a schiera griglia. Ed ecco che abbiamo le nostre sfere. Qua così. Ok. Ora andiamo a selezionare il nostro clona sfera. Clicchiamo col tasto destro del mouse, andiamo su tag clone. E clicchiamo su Crea corpo rigido. Ok. Andiamo sul nostro clona pavimento, tasto destro, tag clone, crea collisore. Perfetto, l'abbiamo fatto. Ora andiamo qui a scegliere la lunghezza del nostro video. Invece che 90 frame mettiamo 300, diamo invio. E prendiamo il nostro clona sfera. Andiamo un po' più in alto con la camera, con la visuale, e lo portiamo in alto così, fuori dalla visuale della telecamera, dalla camera. A questo punto semplicemente schiacciamo play ed ecco che le nostre sfere cadono e rimbalzano sul pavimento. Ora lo lasciamo andare, vedete, facciamo così, ok, tac, le nostre sfere cadono e rimbalzano. In questo modo, questo effetto è molto semplice, è proprio basilare, infatti questa è semplicemente una dimostrazione per farvi vedere la tecnica, poi chiaramente sta alla vostra creatività, alla vostra fantasia migliorare, fare un progetto un po' più corposo. Sappiate che applicando il tag clone che vi ho fatto vedere prima, qualunque solido abbiamo noi nel nostro progetto, questo avrà le proprietà di un corpo rigido e quindi se ad esempio in questo caso qua ci fosse un altro solido, un quadrato bello grande, le palline non lo attraverserebbero come se fosse invisibile, ma rimbalzerebbero anche su di esso, quindi su tutte le superfici che incontrano sul loro cammino.
Detto questo, bene, il tutorial è finito. Se avete dubbi, domande o qualsiasi altra cosa, scrivetemi pure sul mio canale di YouTube, sui miei contatti Facebook, Twitter, eccetera, eccetera, che cercherò di rispondervi nel più breve tempo possibile. Ci vediamo poi al prossimo tutorial. Ciao a tutti da Suan. Ciao!